Davide, ma è troppo bella quella canzone. Ma veramente è troppo bella. Ma poi son troppo belle tutte le canzoni che hai fatto. Quindi, per esempio, Chiedi quello che vuoi. Insomma, ma quante ne hai fatte? Ne hai fatte tante, ma sei proprio bravo. Troppo buono, Ivan, troppo buono. No, io scrivo proprio per passione, l'ho sempre fatto fin da ragazzino, come sai. E ogni tanto mi capita di scriverne alcune che magari sono un po' più interessanti, che hanno una melodia e un testo più accattivante, diciamo. Io sono contento di esserti amico e tu sai perfettamente che dove andrò io, su qualunque radio, tu sarai con me. Fedelissimi. Allora, caro amico mio, ti presento anche uno scrittore accanto a me, un caro amico della Grande Notte delle Parole, si chiama Antonio. Ciao Davide. Piacere, ciao Antonio. Ciao. Allora, caro Davide, il Natale, caro Babbo Natale, abbiamo scritto la letterina? Eh beh, sì, ogni anno, sì, assolutamente. Quest'anno che cosa scriveresti a Babbo Natale? Oppure che cosa diresti se lo avessi a portata di vista proprio davanti a te? Beh, guarda, io chiederei, cioè, mi vengono in mente, mi sento un po' le ragazze che fanno le sfilate Miss Italia, che spesso, o forse prima, dicevano che gli piacerebbe che la guerra nel mondo cessasse o cose del genere. Però in realtà, se dovessi dirti la prima cosa che mi viene in mente, l'argomento più o meno è questo, perché con le cose che si sentono in giro chiederei una cosa di questo genere. Distribuire un po' di pace in giro per il mondo, insomma. Sì, ecco, sì, le parole povere, sì. Bene, e c'è un Natale a cui sei particolarmente legato, affezionato, che ricordi volentieri? Beh, quelli da bambino, ovviamente, quando c'era anche mio papà che era in vita, perché io purtroppo l'ho perso, che avevo 19 anni. Mi spiace. E allora quei Natali dove c'erano anche tutti i nonni, le persone a cui ero particolarmente legato, ce li ho nel cuore quei Natali lì, sono belli da ricordare. Assolutamente. E c'è un regalo, che ne so, il primo He-Man, il primo Skeletor, la prima pista di automobiline, un regalo in particolare che ti identifica nei tuoi ricordi il Natale? Sì, ci sei andato vicino, un robot, mi avevano regalato, tipo, se non sbaglio, il nome era Daitan. Bellissimo. Daitan 3, era fortissimo perché partivano i pugni piuttosto che la testa si staccava. E quello è uno dei regali che ricordo in maniera particolare. Posso dire una cosa che è un po' fuori luogo, però la dico. Su Daitan 3 è partita pure qualche mano, secondo me, guardando le ragazze che erano accanto a Aran Benjo, si chiamava Aran, bellissime. Non so se ti ricordi il cartone animato. No, questo non me lo ricordo. No, me lo ricordo io. C'aveva queste due collaboratrici che erano straordinariamente belle. Questo me lo ricordo molto molto bene. Cioè, andrò a documentarmi. Sì, sì, un po' come la Mu, un po' come, sai, quei cartoni animati che avevano un po' il retrogusto, anche i primi impulsi sessuali. Ecco. Erano un po' porche, diciamo. E quindi, ma dai, pare che fanno bene certe cose, perché secondo me sviluppano. Cioè, il ragazzino quando cresce anche queste cose devi cominciare a, tra virgolette, ad assaporarlo, capire, tutto serve per evolverci. Bene, bene, quindi è un regalo invece che hai amato fare più che ricevere? Ce n'è uno in particolare a cui dai un valore proprio diverso? Beh, sempre rimanendo nell'età giovanile, quando ero bambino, ragazzino, i regali che facevo a mia mamma. Che carino. Allora, io ho fatto per 4-5 anni, mi ricordo, l'olio Olat. Adesso gli faccio la pubblicità, però proprio questa crema, questo olio che si metteva, no? le donne, che prima andava di più questa marca. E io puntuale ogni anno per 4-5 anni facevo questo regalo, mettevo da parte i soldini, perché sì, costava un po', e poi facevo il pacchettino sotto l'albero e arrivava ogni anno il mio regalo. Invece io, se dovessi raccontarti questa cosa che riguarda il regalo che io faccio, io dalla metà degli anni 90
ogni anno a Natale, ancora tutt'oggi, regalo l'almanacco a mio padre, l'almanacco dei calciatori. Panini. Bello. Sì, l'almanacco Panini. Lui ha la collezione dal 1970 in poi. Io diciamo dai miei 18 anni, quindi dal 94, mediamente 94-95, tutti gli anni non è mai scappato un almanacco. E quindi quella... tu eri come me uno che faceva, o anche tuo papà, immagino, l'album di figurine Panini. Ti dico la verità, fino a quando nasceva mia figlia, un paio d'anni fa, 2011. Cioè, io ce l'ho ancora a casa, cioè, l'album completo. Dico, bello. E sulle ultime 70 figurine io mandavo la richiesta a Panini di farmele inviare. Ma sì, ma fai bene, io i miei nipoti un pochettino lo faccio con loro. E la cosa straordinaria era l'album dei doppioni, che certe volte riuscivi a concludere anche quello, quindi a completarlo, che bello. No, non sono mai arrivato a tanto. No, pazzo scatenato io ero. Però noi siamo romantici, io ti vedo proprio come un bambino modello, cioè te sei il figlio, secondo me, che ogni mamma vorrebbe avere. Beh sì, ero tranquillo da bambino, ero buono, ma anche adesso, non è che sono chissà un ribelle, non mi vedo rocchettaro, infatti, però insomma le mie stranezze ogni tanto da artista mi vengono fuori, mi accorgo che faccio delle cose che ogni tanto mi sorprendo e rido da solo. Davide, io ti ringrazio intanto perché sei stato veramente carino, ti faccio salutare anche da Antonio. Ciao Davide, ad Maiora. Sempre, buone feste ragazzi. E salutiamo Davide De Marinis facendo ascoltare un'altra canzone meravigliosa che si intitola Qualcosa di più. Buonanotte Davide. Ciao, buonanotte a tutti, ciao belli, ciao.